Buongiorno a tutti, benvenuti alla lezione numero 76 del diritto in pillole. Oggi facciamo una panoramica sugli elementi di diritto comunitario. L'Unione Europea consegue i suoi obiettivi mediante una legislazione propria e allo stesso tempo i Paesi membri accettano di limitare la propria potestà legislativa. Nasce quindi il diritto comunitario o diritto dell'Unione Europea e l'insieme delle norme giuridiche che regolano l'organizzazione e lo sviluppo dell'Unione Europea. Parliamo di diritto primario. Il diritto primario comprende tutti i trattati che hanno dato vita all'Unione Europea e hanno la stessa funzione di una carta costituzionale di uno Stato. Le norme di diritto primario diventano esecutive con un atto di recepimento da parte degli Stati membri, cioè con una legge di ratifica. Diritto derivato invece comprende tutti gli atti emanati dagli organi comunitari, dal Consiglio, dal Parlamento, dalla Commissione e che danno esecuzione ai trattati. Gli atti delle istituzioni europee. Analizziamo gli atti giuridicamente vincolanti, i regolamenti che hanno portata generale come una legge nazionale, cioè valgono per tutti, per lo Stato, per le persone fisiche e le persone giuridiche. I regolamenti sono obbligatori, immediatamente applicabili e vincolanti per gli Stati membri e per i cittadini. Non richiedono di essere ratificati con una legge. Entrano in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. È da notare che se le norme contenute in un regolamento sono in contrasto con quelle di una legge nazionale, prevale sempre il regolamento. Le direttive. Le direttive sono finalizzate al raggiungimento di un determinato obiettivo, ma si lascia liberi gli stati di scegliere le forme e i mezzi normativi da impiegare, quindi attraverso il decreto o una legge ordinaria. Sono vincolanti per gli stati membri che devono recepirle, cosiddetto obbligo di risultato a carico dello Stato, pena il deferimento alla Corte di giustizia mediante la Commissione, la cosiddetta procedura di infrazione. Non sono immediatamente applicabili e non hanno portata generale, poiché il destinatario può essere uno Stato membro, alcuni o tutti. Le decisioni possono avere portata generale o essere rivolte a destinatari precisi, per esempio le imprese, un singolo cittadino o uno Stato membro. Quindi sono obbligatorie per i destinatari ai quali sono indirizzate ed immediatamente applicabili solo per loro. Gli atti giuridicamente non vincolanti, le raccomandazioni, sono dei suggerimenti, suggeriscono al destinatario un determinato comportamento o una linea d'azione, ma non sono obbligatorie giuridicamente, quindi sono non vincolanti. Lo scopo è quello di realizzare un avvicinamento tra le legislazioni dei paesi dell'Unione Europea. I pareri sono non vincolanti, esprimono posizioni e orientamenti delle istituzioni europee su una situazione. Vengono emanati quando gli organi comunitari vogliono esprimere un giudizio su una situazione o su determinati comportamenti all'interno dell'Unione Europea o di uno Stato membro. E infine, efficacia del diritto comunitario. Tutte le norme contenute nei trattati e negli atti giuridici vincolanti emanati dalle istituzioni comunitarie entrano a far parte degli ordinamenti degli Stati membri e comportano diritti e obblighi per gli stessi e per i singoli cittadini. In caso di contrasto tra diritto nazionale e quello comunitario, prevale sempre il diritto comunitario. Non solo, all'interno di uno Stato membro non possono essere emanate norme in contrasto con quelle di diritto comunitario. Grazie per l'attenzione e alla prossima lezione.